Ci sono molti miti e voci su un demone, la cui natura è simile a quella di Satana, ma che non è esattamente Satana, ma un demone malvagio la cui unica missione sulla terra è portare la tua anima all'inferno, convincerti che non vale la pena continuare a vivere, piantando idee nel tuo subconscio in modo da temere, scappare, nasconderti, farti prendere dal panico e portarti a fare qualche stupidaggine. Nella demonologia moderna viene trattato in due modi. Primo, come arcangelo caduto, membro dei sette poteri infernali. E secondo, come un personaggio puramente fittizio che fa parte della letteratura medievale. Presumibilmente, prima della sua caduta dal cielo, era uno degli assistenti dell'angelo Zachiel e uno del reggente del pianeta Giove. Ma nell'opera o libro di Fausto di Goethe, è colui che agisce come ambasciatore di Satana e firma un patto satanico con Fausto. Storia che vedremo sicuramente più avanti. In altre leggende si dice che sia uno dei tre maestri dell'inferno. Per quanto riguarda il riconoscimento dei nomi nella demonologia, Mefistofele ha un'accettazione senza pari come capo dei demoni, e non solo perché ha un nome così caratteristico. Mefistofele o Mefistofele? Mefistofele è spesso conosciuto anche come Mefisto. La maggior parte degli esperti condivide l'opinione che si tratta di un personaggio letterario, molto più giovane delle sue controparti demoniache. Mentre che Satana ha fatto la sua apparizione nel VI secolo a.C., Mefistofele non apparve fino al Medioevo, quando iniziò a diffondersi il racconto popolare tedesco di Fausto in un passaparola. La storia dietro il Mefistofele di Fausto è una storia affascinante, che segue un personaggio minore mentre cresce, da un demone che condanna e distribuisce anime sfortunate a una satira dell'elite intellettuale prima di essere finalmente elaborata nelle moderne immagini sataniche. Spero che i seguenti fatti di Mefistofele condividano con voi una migliore comprensione di uno dei personaggi più incompresi di tutta la letteratura occidentale. Il Mefistofele di Fausto. Fausto è la leggenda tedesca che racconta la storia di un uomo così infelice della sua vita che fa un patto con il diavolo, un demone errante chiamato Mefistofele. Prima di questa leggenda, che fu stampata per la prima volta nel 1587 con il titolo La tragica storia del dottor Fausto, prima da allora non esisteva un'entità chiamata Mefistofele. Il personaggio non compare nella Bibbia o in alcun testo apocrifo conosciuto fino ad oggi, e non si trova da nessuna parte nei testi medio orientali. Alcuni teorici ritengono che Mefistofele potrebbe essere una reincarnazione di Giuda, ma questa sembra davvero un'esagerazione, già che la leggenda di Fausto è stata diffusa di bocca in bocca. È impossibile individuare da dove provenga l'origine del nome. Lo studioso di Goethe, Schurt, ha condiviso le sue conoscenze e sostiene che la maggior parte dei nomi demoniaci del Medioevo provengono dalla lingua ebraica, e ipotizzò che il nome di Mefistofele è l'unione di due parole, Mefir e Tofel, che significa distruttore e bugiardo. Mefistofele non è il diavolo. Poiché Mefistofele fu assorbito e reso noto dal canone religioso moderno, si dovette fargli uno spazio nella gerarchia dell'inferno. I laici tendono a confondere Mefistofele con Satana, perché condividono molte somiglianze e si adatta molto bene all'archetipo, mentre lui è un diavolo, non è il diavolo in persona. E certamente non è Satana o Lucifero. Satana è essenzialmente la manifestazione fisica dell'ira, da cui Mefistofele sembra avere ben poco. In Fausto, Mefistofele sembra contento di ingannare l'umano e quando perde la fine è turbato, ma non arrabbiato. Mefistofele è considerato un principe dell'inferno o persino un manager dei demoni, se così la si vuole vedere. Mefistofele è permissivo. Durante la variazione della storia di Fausto, il ruolo di Mefistofele cambia da una storia all'altra, ma raramente sembra mettere molto impegno in quello che fa. In alcuni casi induce le persone a danarsi,
e in altre sono già da natte, o si presenta solo per condividere qualche parola con loro e suggellare l'accordo. I vari testi di Fausto non offrono molta luce su questo argomento, anche se fa una scommessa con Fausto per la sua anima. Non è mai chiaro se questo è ciò che Dio intendeva che accadesse fin dall'inizio, e se è così, quindi Mefistofele sta solo condividendo un semplice ruolo nella storia, che è stata effettivamente messa in moto molto prima del suo arrivo. Se una persona come te o come me incontrasse Mefistofele, saremmo fortunati ad uscirne vivi. All'inizio della storia di Fausto, Mefistofele e Dio hanno una breve discussione sull'umano, noto come Dottore Fausto, e se si volgerà o meno alla via del Signore, proprio come Giobbe nella Bibbia. Questa conversazione si trasforma nell'azione di Mefistofele, insistendo sul fatto che può allontanare completamente Fausto da Dio, e se Fausto non fosse già sulla strada per l'inferno, a Mefistofele non gli sarebbe importato. Ma poiché Fausto ha già fatto così tanto lavoro per prendere le distanze da Dio, è ora il dovere del demone portare a termine il lavoro. Il compito di condannare le anime sfortunate è brutto, ma è qualcosa che a Mefistofele sembra fargli piacere. Se una persona incontrasse questo demone, probabilmente perché non ha più una via di scampo dall'inferno. Ovviamente, a patto che questo demone esista davvero. Mefistofele lavora con Dio. Nella sua conversazione con Dio, Mefistofele condivide alcune parole e dice che non vuole causare all'umanità più dolore di quello che già si stanno causando. Inoltre, che non ha intenzione di ingannare Fausto fino a quando Dio non lo consentirà. La presenza di Mefistofele nella corte di Dio condivide l'idea che il male faccia parte dei disegni di Dio, ma ciò può anche essere visto come una parodia di Lucifero. Una teoria sull'origine del nome di Mefistofele è che sia stato creato per parodiare il nome di Lucifero. È possibile che la mescolanza delle lettere derivi da tre parole greche e non dalle due parole ebraiche, che si pensava avessero formato la parola Mefistofele. Le parole greche sono me, che essenzialmente significa no, Phos, che significa luce, e Philis, che significa amare, e si traduce come colui che non ama la luce. Questo potrebbe anche essere un gioco di parole con il soprannome di Lucifero, di portatore di luce, anche se questa è solo una teoria, ma ha senso. Poiché nonostante il fatto che Mefistofele e Satana condividano alcune caratteristiche, la verità è che hanno anche molte differenze tra loro. Mefistofele è intrappolato nel suo stesso inferno, e a quanto pare Mefistofele potrebbe non essere il demone spensierato che sembra essere. Mentre si dedica a ingannare Fausto per rinunciare alla sua anima, la sua prima interazione con il protagonista è di cercare di mantenere Fausto sulla retta via. Sa che Fausto è già in pericolo di essere condannato allo stesso inferno come lui. Servendo il diavolo non ha altra scelta che cercare di ingannare gli uomini in modo che rinunciano alla loro anima, giorno dopo giorno. All'inizio della storia Fausto riflette se il dolore della vita vale di più che la pace della morte, e Mefistofele appare nel momento perfetto per condividere alcune parole e interpretare letteralmente l'avvocato del diavolo, e così esporre le glorie del nichilismo e della negazione filosofica. O in altre parole, Mefistofele appare per cercare di convincerlo che la morte è la strada migliore e che la vita non ha senso. Ma c'è una componente spirituale, per quanto distante possa sembrare. Mefistofele capisce che lui è una parte necessaria dell'universo nel suo insieme. Senza la sua forma di distruzione casuale che si muove silenziosamente attraverso la terra, non ci può essere un buon contrasto nelle sue azioni. Nel Fausto, Mefistofele si attribuisce gran parte del bene che accade sulla terra dicendo che fa parte dell'oscuro caos che ha dato origine alla luce. Mentre Mefistofele può da una parte star facendo del male, inducendo le persone a rinunciare alla propria anima, allo stesso tempo ispira le persone a cercare di essere migliori, ed è così che condivide il suo ruolo, il quale è necessario per il ciclo della vita. Da Destino è tutto, vi saluto e vi do la buonanotte. Se il video ti è piaciuto, dagli un like.
scriviti o lascia un commento. Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.